Sono orgoglioso di essere varanese e si potrebbe aggiungere della Valceno. Con questo spirito, in occasione della ricorrenza del santo patrono del paese, si è svolta venerdì 11 novembre nel Salone d'Onore del Castello Pallavicino di Varano de' Melegari il gemellaggio via Skype con la cittadina americana di Speedway, 20.000 abitanti, nell'Indiana, a pochi passi dal circuito automobilistico di Indianapolis, dove sfrecciano vincenti prototipi creati dalla Dallara Auto. Nonché la tradizionale consegna dei premi San Martino, una riconoscenza annuale a persone e associazioni del comune che portano in alto il nome di Varano, oltre il ponte di Rubiano, nel mondo. Calorosa e commossa è stata la riconoscenza della comunità all'ingegner Giampaolo Dallara per tutto quello che ha fatto, che sta facendo e farà per Varano, non solo, compreso le 20 borse di studio a studenti, 10 in Italia e 10 in USA. Un progetto Intercultura Onlus in collaborazione tra Comune di Varano e il governatore Harry Scott di Speedway per scambi culturali alternati a cadenza annuale. L'ingegnere Dallara ha sempre avuto a cuore il nostro paese, che è anche il suo e si chiama appunto Varano de' Melegari. Nel 2015 è iniziato questo progetto, ovvero un gemellaggio tra il nostro paese e Speedway, una cittadina americana situata nello stato dell'Indiana, vicino a Indianapolis. E noi siamo due dei primi 11 ragazzi che sono andati a fare questo gemellaggio. Grazie all'iniziativa dell'ingegner Dallara abbiamo potuto coronare quello che tutti conoscerete come l'American Dream e per la prima volta alla nostra giovane età abbiamo potuto visitare gli Stati Uniti d'America. Abbiamo potuto conoscere gli americani sotto un altro aspetto e non quello tipico, diciamo. Li abbiamo conosciuti come persone che hanno molto a cuore la loro individualità, anche allo stesso tempo la loro appartenenza, diciamo, a un gruppo sociale specifico che è quello della loro comunità. Le famiglie che abbiamo conosciuto hanno messo tutto il loro impegno nella buona riuscita del nostro soggiorno e ci sono riuscite egregiamente. Fatto vedere quello che è il più grande circuito del mondo e per chiunque appassionato o meno di corse è davvero un'esperienza inimitabile. A seguito dell'ottima riuscita del gemellaggio e del progetto proposto, il prossimo anno arriveranno qui nel nostro paese altri 10 ragazzi americani e invece tra 2 anni altri 10 ragazzi di Varano andranno a Speedway. Vorremmo ringraziare a nome di tutti i nostri compagni in questa avventura, prima di tutto la famiglia e l'ingegner Dallara per la meravigliosa opportunità e per il grande impegno e in modo particolare anche la comunità di Speedway che appunto ci ha fatti sentire come a casa e possiamo affermare di avere una seconda casa in un'altra parte del mondo. Il San Martino d'Oro 2016 è stato assegnato alla Sogesa, la società che gestisce l'autodromo Riccardo Paletti. Il premio è stato ritirato da Alessandro Meggi, presidente della società, che 10 anni fa aveva già ritirato un San Martino d'argento, assegnato alla memoria del padre Romano, quale ideatore dell'autodromo. Varano è città di motori, ma anche laboriosità di gente comune, altruismo, solidarietà e senso civico. Le targhe d'argento sono andate a Pietro Fecci, agricoltore, per gli anni Giuseppe, rivendita giornali del paese. Le pergamene dei diplomi sono state assegnate all'artista burattinaio Patrizio Dall'Argine, al gruppo di protezione civile Alpini. L'ultima pergamena è stata data per la prima volta a dei ragazzi. Quest'estate, 4 ragazzi trovano un portafoglio anonimo per strada, con dentro qualche centinaia di euro. Potevano tenerle all'insaputa di tutti. Invece, per quel senso civico che accomuna questa comunità, hanno portato tutto ai vigili del comune per la consegna ai legittimi proprietari. Nell'occasione sono state premiate anche gli ex dipendenti comunali.